stelle di mela. Delle frittelle di mela. Ho scelto due mele gialle, naturalmente del contadino senza conservanti, e 5 mele renette o rugginite. Mi piace mescolare i gusti perché poi vi dirò la pastella che facciamo. Oggi è una pastella particolare fatta da farina di avena, farina integrale di avena che è questa qua. Che è una farina biologica particolare, latte di cocco, zucchero di canna integrale ecosolidale muscovado, che è uno zucchero che mi piacerebbe poi farvi conoscere, tre uova, limone e bicarbonato. Questi sono gli ingredienti che vi servono. Ora procediamo a questa meravigliosa ricetta e preparatevi la pancia, tenetevi la pancia. Eccoci pronti per eseguire la ricetta. Ho aperto le mie tre uova. Una cosa che non vi ho detto: ho preparato 50-70, diciamo, grammi di zucchero muscovado che andrò ad aggiungere alle uova. Poi ho preparato il mio bicchierino, 40 mg di brandy. Niente, ho preparato i miei 40 grammi. Barra 45 mg di cocco, latte di cocco. Ho preparato la mia farina d'avena, i miei 80 grammi insieme alla farina integrale, 20 grammi, 100 grammi in tutto. Poi, man mano che volete aumentare le vostre dosi, praticamente aumentate la farina. Adesso vediamo il procedimento. Come inserisco gli ingredienti? Intanto nel frattempo mi sbuccio le mele, le preparo. A dopo. Cominciamo con la nostra ricetta. Sbatto le mie uova con una frusta normale, energicamente. Non è il caso di sbatterle moltissimo. Praticamente appena vedete che fa le bolle, si sono divise, è a posto. Ora aggiungo la mia, praticamente, prima comincio con lo zucchero, eccolo qua, il nostro zucchero. Ne metto, diciamo, metà quantità e comincio a mescolare con la mia frusta. Ecco, questo zucchero muscovado integrale. È uno zucchero particolarmente poco dolce, ha un sentore di liquirizia, l'unica cosa che vi creerà appunto la pastella un po' più scura, però il fatto che sia così integrale è perfetto, non vi creerà nessun problema, va bene anche ai diabetici. Piuttosto direi se vi piace la pastella non dolcissima, non mettete tutti i 75 grammi, ma ne mettete praticamente 50. Infatti io adesso ne ho messi 50, poi vediamo se non la trovo dolcissima, direi che per i miei gusti va anche abbastanza bene. Allora, schiacciatelo bene, distruggete tutti i grumi. Ora aggiungo il latte di cocco. Comincio con un po' di quantità di latte di cocco. Non lo metto tutto, vi avevo detto 45 mg. Ora si presenta in forma abbastanza fluida. Comincio piano piano ad aggiungergli le mie farine mescolate. Adesso ne metto metà quantità, poi la incorporo. Piano, piano, piano. La farina di avena è molto ricca di proteine, è molto adatta anche perché è una farina senza glutine, quindi anche a chi ha l'allergia al glutine. E praticamente
mi rende i vostri impasti, soprattutto una pastella come questa che deve essere molto leggera, molto 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 leggera, più leggera del dovuto. Metto il resto della quantità, quindi sono arrivata a 100 grammi con le due farine, di cui 80 grammi di farina d'avena e 20 di farina integrale. Poi man mano come vedo che procede l'impasto, ecco, vedete, si sta densificando. Finisco di mettere l'altro latte, così, e continuo a mescolare. Poi all'uso, per far venire la pastella, aggiungiamo più farina o più liquidi. In questo caso direi che bisogna aggiungere ancora un po' di farina. Io questa volta vado con la farina integrale, ne preparo un po'. Mi piace che siano più integrali. Aggiungiamo ancora un po' di farina, direi 20 grammi, quindi siamo a 120 di farina in questo momento. Direi che è perfetta. Comincia a densificarsi. Ora aggiungo il mio amaretto. Non ne metto tanto, amaretto, scusate, brandy. Ne metto un po' e aggiungo il restante 20 grammi di farina. Ecco che la pastella è quasi pronta. Direi non aggiungo tutto il resto dello zucchero, mi bastano i miei 50 grammi. E direi che la pastella è praticamente pronta. Gli metto ancora un briciolino di farina. Ecco, poi a vostro piacimento potete aggiungere le farine che volete, però diciamo che il procedimento per le nostre mele è questo. Quando vedete che comincia a fare un po' di bolle in superficie, vedete che la superficie è liscia, ma cominciano ad esserci le bolle, direi che è praticamente perfetta. Ok, togliamo il nostro mestolo. Ora vado a sbucciare le mele, togliendogli il torsilo centrale, e poi partiamo con farle friggere. Intanto mi sono già preparata il mio olietto. Allora, un cucchiaino di bicarbonato, eccolo qua, e un goccetto di limone nel punto dove ho messo il bicarbonato. Vedete la reazione? Questo è il nostro lievito. Per non aggiungere lievito naturale, con questo procedimento voi andate a fare praticamente lievitare un po' l'impasto. Quindi ora lo lasciamo riposare, preparo le mele. A dopo. Ho preparato le mie mele, le ho tagliate togliendo la parte centrale. Mi raccomando, non tagliatele spessissime, ma neanche sottilissime. Diciamo che questa è la giusta via di mezzo. Le ho irrorate di succo di limone proprio per non permettere l'ossidazione della mela. La mia pastella, intanto, nel frattempo, con il mio lievito, vedete, si è indensificata benissimo. Quindi vedete che sta facendo le bolle in superficie. Pronti, siamo pronti per friggere. L'olio sta scaldando. Ok, adesso partiamo. Ok, eccoci pronti. Togliamo il nostro mestolo, prontissime per inzuppare le nostre frittelle di mela. L'olio è ben caldo. Eccola qua, io la inzuppo bene bene, vedete? Adesso andiamo nella pentola. Piano piano appoggiamo l'olio ben caldo e vedete, così proseguiamo con tutte le nostre frittelle di mela. Sono buonissime, servite calde. Proseguiamo. Scusate un po' i tagli sulle mani perché questa settimana è stata una lotta con la mia Gaia. Sta crescendo e sta prendendo il vizio di mordere. E quindi la mia gattina pensa di essere un cane. Gioca qui. Io forse ho sbagliato a comprare i giochini del cane. E lei più che graffiare morde. Proseguiamo con la girata delle nostre frittelle. Eccole qui. Vedete come si sono gonfiate bene. Questa qua, per esempio, non l'abbiamo proprio andata bene. E proseguiamo, ne mettiamo altre. Intanto ci prepariamo la carta assorbente per raccoglierle.
Andiamo avanti appunto con altre frittelle. Queste sono buonissime come merenda, sono buonissime con un po' di vino al pomeriggio, di vino bianco. Poi le diamo una bella spolverata di zucchero a velo e cannella, le rendiamo un po' più natalizie delle solite mele. Questa è una ricetta light che hanno presentato alla fiera di Cavour, tutto mele, proprio perché adesso andiamo verso il biologico e quindi anche molto proteica e un ottimo dolce bilanciato. Adesso proseguo nella cottura e poi vediamo il risultato finale. Ancora due piccoli piccoli segreti. Allora, se andate col fuoco alto le controllate, ma io vi consiglio di andare col fuoco basso e metterci un po' più di tempo. Per sapere quando sono cotte, controllate la vostra mela. Vedete, questa non è ancora cotta, vedete, lo stuzzicadente non entra. Questa che è già cotta, lo stuzzicadente entrerà benissimo. Ora questa noi la togliamo. L'olio che ho usato per friggere e l'olio di girasole biologico, ecco, vi consiglio, io adesso avevo alzato il gas per appunto farvi già vedere il risultato, ma vi consiglio di andare a gas molto molto basso, lentamente, non avere fretta e le vostre verranno perfette. Quindi ci vediamo dopo per il risultato finale. Ecco le meravigliose frittelle di mela con il contenuto delle 7 mele, abbiamo fatto tutto questo. Naturalmente l'aspetto è scuro, ma non perché sono bruciate, ma per via dello zucchero muscovado. Allora, che dire, Natale pronto, un dolce dolce sfizioso. E cosa manca? Cosa manca? Vedete che manca qualcosa? Io lo sapevo che manca qualcosa. Un po' di zucchero a velo, un po' di pioggia con la musica di Jingle Bang, Jingle Bang, Jingle All the Way, la 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 la, hey! Le frittelle di mela, brutte e buone, chiamate a Cavour. Con questa versione di frittelle integrali sentiamo anche le nostre campanelle di Natale. Ah, ma c'è una sorpresa! Sta arrivando la slitta. La 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 la. Questa bellissima slitta ve la consiglio, la trovate al Lidl come queste bellissime candele per il vostro Natale. E adesso l'ingrediente segreto, la polvere di cannella. Se vi piace, renderà le vostre frittelle di mela molto natalizie, molto sfiziose. Questa praticamente è una cannella in polvere. Che dire, è molto usata questa versione di frittelle di mela ai paesi nordici. Bellissime anche queste calzine decorative che ho preso al Lidl con le campanelline. E che dirvi su queste campane, questa slitta che è arrivata delle renne qua fuori, io vi saluto, vi aspetto al mio prossimo video e ci saranno delle sorprese magnifiche. Altre ricette natalizie, se volete seguirmi, sempre legate a un'alimentazione sana e naturale. Quindi che dirvi amiche, seguitemi, mettetemi un like, iscrivetevi al canale se non siete iscritte. E che fare? Jingle bang, jingle bang, jingle.